Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. La prima cosa che vi devo chiedere, diciamo, a nome del titolo di questo dibattito, è davvero di spegnere i telefonini, per cortesia. Stonerebbero un po' gli squilli di fronte a questa domanda, di fronte a questo titolo così sconveniente che ci poniamo stasera. Dio esiste? Titolo sconveniente per un dibattito, un dibattito animato da un cristiano e da un ateo, che forse è una coincidenza non del tutto casuale, vuole moderato da un ebreo, e che somiglia forse piuttosto a certe dispute medioevali nella brutalità della domanda che si pone, piuttosto che alle nostre conversazioni televisive più o meno superficiali. Naturalmente è una domanda che fa tremare le vene dei polsi a porsela così in pubblico e così direttamente, ma il dato di partenza che io ho sintetizzato brutalmente nella presentazione dei nostri interlocutori, il cristiano e l'ateo, Sua Eminenza il Cardinale Josef Ratzinger, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Paolo Flores d'Arcais, filosofo e direttore di Micromega, vi dicevo che dietro a queste definizioni, credo da entrambi accettate, senza dubbio, non so se potremmo accontentarci poi di dire il credente e il non credente. Sono davvero così netti e chiari dentro di voi, vorrei dire, oltre che nella nostra società oggi, i confini tra chi crede e chi non crede? Io non li trovo per nulla chiari. Siamo proprio sicuri che tra questi due interlocutori non vi siano invece anche dei significativi tratti in comune? Li ascolteremo subito. A me resta soltanto da ricordarvi che questo dibattito prende spunto dal fascicolo numero 2 di Micromega del 2000, che ha avuto, e questo non può essere un caso, un successo davvero straordinario, non soltanto di interesse, ma come sapete anche di vendite, se è vero che con l'ultima edizione ristampata giunge addirittura a toccare le 100.000 copie di vendita. Significherà pur qualcosa anche nel bisogno di discutere di credenti e non credenti, di cristiani e di atei. E allora, tra i due interlocutori ai quali immediatamente cederò la parola, forse possiamo subito individuare un tratto comune che in qualche modo rende la loro reciproca intransigenza speculare se non comune, e cioè da parte di entrambi il rifiuto di una religiosità di comodo, il rifiuto di un Dio fatto su misura, costruito su misura per sé medesimo da ciascun uomo, per la cura del proprio corpo e della propria anima, senza pensare troppo all'altro o al trascendente, senza misurarsi cioè fino in fondo con il problema della verità. Questa religiosità di comodo è molto diffusa, come voi sapete, l'etichetta che prende nelle nostre società opulente, più spesso delle volte quella della New Age o anche di una certa idea del buddismo, il relativismo che l'anima è fortemente criticata da entrambi i miei interlocutori nei testi che hanno pubblicato su Micromega, e quindi c'è in loro anzitutto questo bisogno di misurarsi con l'assoluto della verità. Ma nel cedere loro la parola su questo confronto, io vorrei chiedergli anche da che cosa nasca allora, partendo da punti di vista così distanti, il bisogno reciproco di parlarsi, da che cosa scaturisce. Lo chiedo anzitutto a Sua Eminenza il Cardinale Ratzinger. Nasce dal fatto che noi Prego,
Nasce dal fatto che noi credenti pensiamo che abbiamo qualcosa da dire al mondo, agli altri, che la questione di Dio non è una questione privata tra noi, di un club che ha il suo interesse, fa il suo gioco, fa la sua cosa, ma siamo convinti che l'uomo ha bisogno di conoscere Dio, siamo convinti che in Gesù è apparsa verità, e verità è una cosa che non è una proprietà privata di qualcuno, ma deve essere condivisa, deve essere conosciuta, e perciò siamo convinti che proprio in questo momento della storia, della crisi, della religiosità, in questo momento della crisi anche delle grandi culture nel loro incontro, sia importante che noi non viviamo solo nell'interno dei nostri acquisti, delle nostre convivenze, ma esposti realmente alle domande degli altri e con questa disponibilità e questa franchezza di far capire quanto a noi pare essere ragionevole, anche anzi necessario per l'uomo. Paolo, è ragionevole e necessario, è Dio, è la fede per l'uomo, dice il cardinale Ratzinger, che anche nel suo scritto pubblicato su Micromega insiste sulla razionalità, se posso così esprimermi, del cristianesimo. Ma in un dibattito di questo genere c'è una grande asimmetria, perché il credente è interessato a convertire il non credente, è interessato nel senso più alto del termine, ovviamente. L'ateo non è assolutamente interessato a convincere il non credente della inesistenza di Dio, non ha nessun interesse a far perdere la fede a qualcuno. E allora perché anche un ateo è profondamente interessato alla fede e al tipo di fede, soprattutto di chi la pratica? Perché essere atei, parola che qualcuno ritiene di cattivo gusto, ma perché non bisogna sobriamente dire quello che si è? Essere atei significa semplicemente ritenere che tutto si gioca qui, la nostra esistenza finita e incerta. E quindi che contano i valori che si scelgono in questa esistenza, la coerenza fra i valori che si scelgono e i propri comportamenti, e su questa base, proprio perché tutto si gioca qui, nell'orizzonte di questa esistenza, su questa base si stabiliscono le alleanze, le solidarietà, i conflitti, gli scontri. E allora, dal punto di vista dei valori che si scelgono e soprattutto della possibilità di una convivenza basata sulla tolleranza, cioè sul rispetto reciproco, non è indifferente il tipo di fede. Se la fede di un cristiano è quella delle prime generazioni di cristiani, che si riassume in una frase che non si sa chi abbia effettivamente pronunciato, anche se viene attribuita a Tertulliano, ma non si trova in nessun autore, ma è il sentire comune delle prime generazioni cristiane, e il concetto è chiarissimo anche in San Paolo, e cioè credo quia absurdum, cioè la fede è scandalo per la ragione. Se questa è la fede, non nasce nessun conflitto con il non credente, perché una fede di questo genere non pretenderà di imporsi, chiederà solo di essere rispettata. Ma se la fede cattolica pretende di essere il riassunto e il compimento della ragione, cioè pretende di essere il riassunto e il compimento di ciò che è più caratteristico dell'uomo, quindi di essere veramente la somma di ragione e umanità,
Allora capite che se la fede pretende di essere questo, il rischio che poi abbia la tentazione di imporsi anche attraverso il braccio secolare dello Stato, e questa tentazione è inevitabile, perché chi fosse in conflitto con i dettami della fede e soprattutto con le sue conseguenze morali sarebbe anche anti-ragione e anti-umanità. Scusi, Flores, forse precorriamo i tempi se arriviamo a parlare del braccio secolare dello Stato. Lei ha posto una questione, credo decisiva, che ha posto peraltro anche nel suo scritto, e cioè, ma perché voi credenti, voi cristiani, voi uomini di fede, non rinunciate alla dimostrazione mondana della verità, come ha scritto Flores? Perché pretendete di dare anche veste razionale a ciò che è palesemente assurdo? Se voi accettaste, dice lui, attribuendolo, e non so se lei sarà d'accordo, anche al cristianesimo delle origini, lei probabilmente contrasterà questa sua tesi, accettaste l'idea dell'assurdità della fede, beh, noi ci accontenteremmo, vi lasceremmo credere perché ne siete liberi, ma saremmo insomma soddisfatti del fatto che si sappia, si sia certi dell'assurdità di questa fede. In realtà sono convinto che le prime generazioni del cristianesimo non hanno pensato all'assurdità della fede, vero è? Paolo parla dello scandalo, e vediamo che lo scandalo esiste in tutte le generazioni, anche oggi, ma nello stesso tempo predica sul Areopago, cioè nel centro della cultura antica, della filosofia antica, in discussione con i filosofi, e cita anche i filosofi, e generalmente l'inizio della predicazione cristiana si verteva ai cosiddetti phogoumenoteon, cioè i gruppi di persone che si erano formati intorno alla sinagoga. L'ebraismo ha avuto una funzione molto importante, una posizione molto importante nel mondo antico, in quanto questa fede in un unico Dio creatore appariva proprio come la religione razionale che era cercata nel momento della crisi dei dei. E quindi questa religione si offriva come una vera, autentica religione, non inventata dai filosofi, ma realmente nata dal cuore dell'uomo e dalla luce di Dio, e dall'altra parte in corrispondenza profonda con le convenzioni razionali di quel periodo, e perciò persone, diciamo, illuminate di quel periodo in cerca di Dio, non contenti più con la religione statale, persone che cercavano una religione che è autenticamente religione, non solo costruzione filosofica, ma anche corrispondente alla ragione, queste persone avevano creato un cerchio di persone intorno alla sinagoga, e qui era il mondo dove Paolo poteva predicare, e la sua intenzione, la sua convinzione fu realmente questo unico Dio che ha parlato con Abramo, che ha parlato nell'Antico Testamento, adesso si fa vedere e si fa accessibile tramite Gesù ai popoli del mondo. E quindi, sapendo bene che da una parte offriva scandalo nell'Areopago, vediamo l'annuncio della risurrezione, crea scandalo. Era anche convinto che non annunciava qualcosa di assurdo che piace a alcuni, ma portava con sé un messaggio che poteva far appello alla ragione degli uomini e dire a loro: noi tutti cerchiamo in questo momento della crisi Dio, cerchiamo una religione che non è inventata ma autentica e dall'altra parte è consona con la nostra ragione. E San Pietro nella prima lettera dice esplicitamente: dovrete sempre essere pronti di dar ragione della vostra speranza, dovete sempre apologia dare contro del logos, cioè devono essere disponibili a dimostrare il logos, cioè il senso profondamente razionale delle loro convinzioni. Quindi vero è
a questo punto sono naturalmente d'accordo con il professor Florestar Kais che non si deve imporre questo, che fa appello alla coscienza e alla ragione, l'unica istanza che può decidere è questa. Era realmente un peccato di pensare poi se la ragione non è disponibile, dobbiamo aiutarla, tra virgolette, con il potere dello Stato. Questo è un grande errore. Ma imporsi quindi non col potere, questo è un grande peccato e errore, ma offrirsi alla evidenza della ragione del cuore. Naturalmente il cristianesimo riesce ad imporsi in un orizzonte di crisi delle religioni tradizionali e in una preparazione anche di tante scuole filosofiche per una religione di tipo diversa, basata su un Dio unico. Tuttavia, a me sembra evidente, leggendo i testi, che per le prime generazioni dei cristiani non è la ragione che porta a credere, ma è la fede anche essenzialmente in contrasto con ciò che sembra agli uomini di quel tempo ragione. Paolo usa un'espressione che io credo vada presa alla lettera, la follia della croce. E ciò che differenzia il cristianesimo da Platone o da tante altre scuole filosofiche, compreso Epicuro, anche Epicuro credeva in Dio, in un Dio però totalmente indifferente al destino degli uomini. Ciò che caratterizza il cristianesimo, che Paolo ripete costantemente, non è semplicemente la fede in un Dio unico, è la fede in Gesù Cristo morto e risorto. È la resurrezione la chiave essenziale, la differenza specifica della religione cristiana, che nella sua famosa disputa con i filosofi nell'Areopago, non è un caso che raccontano gli Atti degli Apostoli che finché si discusse di Dio, di un Dio unico, la discussione andava avanti. Non appena si parlò di resurrezione dei morti, tutti, neanche scandalizzati o increduli, ma semplicemente annoiati, se ne andarono, perché ciò sembrava davvero, era davvero, follia per la ragione. Allora, l'elemento essenziale, se non vogliamo ridurre il cristianesimo a una delle tante filosofie e religioni dell'epoca, è proprio questa follia per la ragione, la follia della croce, della resurrezione, l'insistenza sul tema la resurrezione dei morti, la resurrezione corporale, tutto questo secondo me indica che bisogna affermare la fede come un diritto che però è in contrasto con la ragione. Non c'è... Scusi, professore, qua, sulla fede io ho da fare una domanda precisa, forse però Cardinale Ratzinger vuole rispondere su questo... osservazione. Sì, ma la resurrezione, la follia della resurrezione come elemento centrale della fede cristiana. Sì. Allora, il primo punto è che San Paolo è convinto che è una cosa che fa appello alla ragione, ma è anche convinto che va oltre le cose evidenti alla ragione, perché, così io capisco San Paolo, è in gioco l'amore. L'amore che non è antirazionale ma eccede molto la ragione, e questo Dio che è Logos, come poi dice San Giovanni, che è la ragione creatrice e che è parola, perché Logos non è semplicemente ragione, ma è già una ragione che parla, cioè uno che si mette in relazione, che si avvicina, così abbiamo già un rinnovamento del concetto di ragione che va oltre la pura matematica, la pura geometria dell'essere. Tuttavia è Logos, e anche parlando e anche andando oltre questa pura matematica, rimane tuttavia Logos, cioè ragionevole, e qui si annuncia già il fatto che è amore, uno che si avvicina. E realmente questo amore fa delle cose folle. Per un Dio appare assurdo se dalla sua eterna felicità
si mette a questa piccolissima creatura uomo e entra nel gioco di questo mondo fino alla morte. Questo realmente contrasta col concetto puramente filosofico di Dio, e Paolo è ben consapevole di questo contrasto, ma tuttavia ci fa capire è finalmente la libertà, la grandezza della altissima ragione di essere anche amore e poi quindi di eccedere i limiti che la nostra speculazione filosofica potrebbe determinare per questa divinità. E una parola ancora, mi sembra molto significativo che i due, tre, quattro secoli del cristianesimo cercando un collegamento con la cultura circondante non si sono mai collegati con le religioni, non si vedevano sulla pista delle religioni, ma hanno detto la nostra religione è la continuazione e compimento e anche eccesso oltre le filosofie, ma vedono nella filosofia la pre-presenza di Cristo, del Logos nel mondo, e così l'autodefinizione di queste prime generazioni fu proprio quella: non siamo una religione come tante, abbiamo gli stessi diritti come le altre religioni, ma noi vogliamo noi siamo la continuazione del pensiero umano che ha criticato le religioni, che ha trovato una pista di Dio, ma non poteva naturalmente con le proprie forze realmente identificarlo. E la novità del cristianesimo, secondo questi padri, è che questo stesso Dio nascosto, indovinato, si mostra e poi naturalmente eccede radicalmente quanto si poteva vedere e tuttavia si dimostra in unità con questa ricerca umana. Ecco, a questo punto naturalmente la tentazione sarebbe quella di seguire la domanda alla quale pure il cardinale Ratzinger risponde nel suo testo del come e del perché il cristianesimo sia divenuto religione mondiale. Non è l'unica, come sapete, c'è anche l'Islam da questo punto di vista in una fase successiva, ma possono essere interpretazioni di carattere storico e di carattere invece provvidenziale o entrambe intrecciandosi, ma semmai ci arriverei dopo, perché prima mi sento in dovere di fare un tentativo di stanare, però ho una risposta, come no, ancora. Ma hai una domanda prima ancora che una risposta, perché c'è una domanda proprio per la crucialità del tema che ci siamo posti, che è quello della fede, al quale l'ateo Paolo Flores d'Arcais non può sfuggire, e cioè si può vivere senza fede? Più precisamente, io qui vorrei adoperare gli argomenti del mio amico teologo Enzo Bianchi, anche ubicati sullo stesso micromega, che io condivido in pieno, laddove lui parla della fede come dato antropologico, come dato esistenziale dell'essere umano. Si può certamente vivere senza una fede religiosa, ma non senza una qualche forma di affidamento, di fede. Conoscendo da molti anni io Paolo Flores d'Arcais, sono convinto che a suo modo egli sia un uomo di fede. Vogliamo misurarci con questo? Certamente, prima due parole di risposta alle ultime considerazioni del cardinale Ratzinger. In San Paolo si trova molte volte la pretesa che la ragione possa arrivare a Dio, certamente, questo era il suo confronto anche con i filosofi, ma mai che ciò che è distintivo del cristianesimo, e cioè la fede in Cristo risorto, possa essere dimostrato con la ragione. D'altro canto, se non fosse così, la fede non sarebbe un dono, la fede sarebbe qualcosa alla portata del ragionamento di ciascuno. La pretesa che il cristianesimo sia il compimento e non la contrapposizione alle grandi filosofie dei primi secoli, di quelli che ora chiamiamo i primi secoli dell'era cristiana, nasce, cioè si afferma compiutamente con Sant'Agostino, e sarà Sant'Agostino
l'elemento fondamentale della successiva tradizione cristiana, ma con Sant'Agostino siamo parecchie generazioni dopo le prime generazioni, e non a caso, ahimè e tragicamente, Sant'Agostino è anche il primo grande personaggio del cristianesimo che, rompendo una tradizione che sembrava consolidata, ritiene necessario e auspicabile nell'ultima parte della sua vita, contraddicendo anche la prima parte della sua vita, che le convinzioni e le conversioni vengano aiutate dalla severità, come egli dice, dell'intervento del braccio secolare, aprendo un capitolo drammatico nella storia dell'umanità. Quanto alla domanda di Gadlerne, si può vivere senza fede? Basta intendersi sulla parola fede. Se per fede si intende una qualsiasi profonda passione esistenziale per alcuni valori che, appunto, facciano della propria esistenza qualcosa di sensato, della propria relazione con gli altri qualcosa di sensato, no. Ma questa sarebbe davvero una definizione di fede incredibilmente generica. Se per fede si intende una credenza religiosa, io rispondo tranquillamente sì. Si può vivere senza fede. La fede non è affatto necessaria per dare senso alla propria esistenza. Si può dare senso alla propria esistenza in tanti modi. Pascal usava questo argomento per impostare la sua idea della scommessa, e cioè Pascal, il più grande pensatore cristiano dell'epoca moderna, e che sosteneva: non si può dimostrare Dio, l'esistenza dell'anima, eccetera, in termini esclusivamente umani. Ecco, anche in lui c'è questo elemento di qualche cosa nella fede che non è riducibile alla ragione, anzi che può essere in contrasto con la ragione. E però diceva ai suoi amici dell'epoca, scettici di un mondo ricco che era abituato a giocare d'azzardo: provate a scommettere. Che cosa vi conviene scommettere? Sulla vostra immortalità e sulla verità della religione cattolica, o sul fatto che non vi sia più nulla dopo? Il suo ragionamento, come capite, era, in fondo, se dopo non c'è nulla, che cosa avete perduto scommettendo sulla immortalità? Niente. Ma se dopo c'è qualcosa, scommettendo sulla mortalità, avete perso tutto. Ecco, in questo ragionamento c'è un elemento che non funziona, che non è vero che ad avere una fede si abbia solo qualcosa in più e non si perda nulla. Io penso che una fede dà certamente qualcosa in più in termini di speranza o di illusione. Una marcia in più, ha detto il nostro attuale Presidente del Consiglio. Sì, ma dà anche qualcosa in meno. Perché io credo che la lucidità e la consapevolezza della finitezza, del disincanto, consenta di vivere con una passione, una responsabilità accresciute le vicende quotidiane della nostra piccola e unica vita. Eminenza, lei, a suo avviso può esserci qualche cosa in comune, qualche tratto comune tra la fede intesa come impegno civile, passione militante, coerenza ai propri ideali del lato Flores Narcais, e la fede invece in Dio? Senza credere, vedo un terreno comune. Naturalmente direi la pura militanza formale, senza contenuti, di per sé non è una cosa buona. Si tratta anche dei contenuti, no? Sì, uno può militare con grande fervore per una cosa cattivissima, certo. E questo solo non lo fa buono. Ma direi ci possono essere convinzioni fondamentali sui valori che portano la vita e portano anche la convivenza degna in questo mondo, e che possiamo, per citare la sua parola, militare insieme. Direi
combattere l'intolleranza, i tipi di fanatismo che ritornano sempre, e poi l'impegno per la dignità dell'uomo, per la libertà, per la generosità nei confronti dei poveri, dei bisognosi. Mi sembra esistono nel questo nostro mondo oggi valori che condividiamo loro, gli atei e noi credenti, e sembra essere di grandissima importanza che nonostante questa profonda divisione che esiste tra fede nel senso della fede cristiana e ateismo, qui siamo su un terreno nel quale abbiamo una comune responsabilità. Forse l'ateo offeso che noi pensiamo questi valori ultimamente risultano dalla convinzione che l'essere stesso porta in sé un messaggio morale, in se stesso non è neutro, ma ci indica un indirizzo verso l'amore e contro l'odio, verso la verità e contro la menzogna, e che questo indirizzo già innato nell'essere risulta dall'origine dell'essere, da Dio. E perciò pensiamo noi che finalmente la convinzione, anche l'impegno per valori dell'umanità, della dignità umana, risulti da una presenza nascosta di quanto noi non possiamo manipolare, e sarebbe in questo senso anche espressione di una fede più profonda, anche se non definita in termini teologici. Questo possiamo, mi sembra, con una buona logica pensare noi, pur rispettando che l'ateo non vede queste e forse anche contesta questa radice comune che nutre gli impegni per il bene contro il male. Eminenza, ma quanto vi siete lasciati contaminare come Chiesa dal pensiero laico e illuminista? Lei ha adoperato qui, pochi istanti fa, la parola intolleranza, e questo ci è parso normale. Forse meno normale è il fatto che questa stessa parola intolleranza il 12 marzo scorso comparisse nella liturgia quaresimale, nella preghiera del Papa in San Pietro, all'interno appunto di quella liturgia di purificazione della memoria per i peccati commessi dai figli della Chiesa nel suo nome. Ma questa parola, questo concetto, tolleranza, intolleranza, è un concetto che nasce nel secolo dei Lumi, che nasce da Lucca, che appartiene squisitamente al pensiero laico e illuminista. È entrato addirittura nelle parole del prefetto della congregazione per la dottrina della fede, e più ancora vorrei dire nelle preghiere del Papa in San Pietro. Questa contaminazione dunque c'è, è felice, è positiva, l'accettate o la preoccupa un po'? Lei è considerato uno molto severo. Allora direi due cose. Pensiero laico, pensiero illuminista sono dei concetti da definire. In Italia si concepisce la parola laico in confronto con la parola credente, cosa che non è il caso in altre lingue, e perciò questo concetto di laico per me non è così limpido come appare forse qui. E anche parere illuminista, in una conferenza tenuta nella Sorbonne, ho cercato di mostrare che il cristianesimo voleva essere un illuminismo, nella continuazione anche di Socrate e soprattutto dei profeti dell'Antico Testamento, che erano veri illuministi nei confronti del culto degli idoli, no? E quindi il cristianesimo voleva essere in un certo senso un illuminismo anche... Permetta, però, cristianesimo e illuminismo se le sono suonate di santa ragione, che hanno avuto uno scontro ben sanguinoso. Sì, perché gemelli possono anche scontrarsi, e in un certo momento della storia si sono formati due modi molto diversi, un cristianesimo che si è piuttosto chiuso in sé,
un po' dimenticando la sua eredità, per così dire, illuminista in un senso più grande di quello di quel periodo del quale parla lei, e un altro che di conseguenza si oppone al cristianesimo e lo considera come oscurantismo. Io penso che è venuto il momento di trascendere queste opposizioni. L'illuminismo nato in certe circostanze nel 700-800 era un illuminismo opposto al cristianesimo, benché non dappertutto. C'erano anche, potrei dare anche dei nomi, correnti di illuminismo cristiano in quel tempo. Purtroppo queste tendenze di riconciliazione, di un cammino comune, non hanno vinto, ma esistevano giustamente, e dall'altra parte il cristianesimo dovrebbe ripensare a queste sue radici. Perciò non vedo una opposizione assoluta, anche se vedo una opposizione tra certe tratte dell'illuminismo moderno e la fede cristiana. Perciò io non parlerei qui di contaminazione, perché contaminazione implica qualcosa di sporco, si capisce, e questo certamente non vogliamo dire. Al contrario, dico, mi sembra una cosa molto positiva che questi due correnti, che erano separati e fino a un certo punto saranno anche in futuro probabilmente separati, tuttavia si incontrano, fecondano, e uno comincia a imparare dall'altro. E tengo a precisare che si può usare la parola contaminazione anche non in termini negativi, non era mia intenzione usarla in senso negativo. Qua è molto interessante, Flores, forse abbiamo appena conosciuto un cardinale Ratzinger molto meno rigido di quello che immaginavamo, o sbaglio? Qui i temi, le domande sono state due, io risponderò partendo dall'ultima, poi torniamo sulla prima, il terreno comune. Mi spiace non avere qui il volume con tutte le encicliche di Karol Wojtyła, che è una delle mie letture preferite, perché potrei quasi ad ogni pagina portare, leggere delle citazioni esplicite di critica virulenta all'illuminismo. Anzi, il pensiero di Karol Wojtyła, che noi consideriamo... Perché lo chiama così? Ora, Karol Wojtyła? Si sente, non adopera la definizione di Papa di Giovanni Paolo II? Uso indifferentemente sia Karol Wojtyła che Papa Wojtyła, che Giovanni Paolo II, che l'attuale pontefice. Quando scrivo uso differentemente queste cose, come dice un buono stile italiano, bisogna evitare le ripetizioni. Parlando, perché capita. Nel pensiero di Giovanni Paolo II, in cui noi siamo abituati a sottolineare per tutta una fase, soprattutto la critica del comunismo, e in una seconda fase, dopo la caduta del muro, la critica del liberismo selvaggio e dell'edonismo consumistico, quindi del mondo borghese sotto questo aspetto, in realtà se davvero leggessimo attentamente le encicliche del Papa, troveremmo praticamente fin dalla sua prima enciclica che Karol Wojtyła aveva già individuato questi due elementi come suoi obiettivi critici, perché li riteneva, e questo lo leggiamo in tutte le sue encicliche, è direi la costante del suo della sua filosofia, vedeva nel comunismo e nell'edonismo consumistico borghese, nell'individualismo consumistico borghese, due elementi di una stessa realtà, due figli diversi della modernità illuminista. Questo è l'elemento fondamentale. Per cui,
l'elemento essenziale di questo Papa sotto il profilo delle sue idee filosofiche è esattamente che con l'individualismo che nasce con l'illuminismo inizia quella perdita dell'idea di verità con la maiuscola che egli considera la radice di tutti i disastri dei secoli successivi. Addirittura in più di un passo questo pontefice sostiene, non è del resto nel primo nell'unico, che le grandi tragedie di questo secolo, e cioè i campi di concentramento nazisti e le repressioni dei gulag, del gulag sovietico, e quindi i grandi stermini di massa in nome dell'una e dell'altra ideologia, hanno la radice proprio nell'illuminismo con la sua invenzione del primato dell'individuo. Tant'è vero che a me è capitato di scrivere che appunto Wojtyła finisce per vedere in Voltaire la radice di tutti i mali della modernità. Queste cose si ritrovano effettivamente alla lettera, per cui a me fa molto piacere sentire il cardinal Ratzinger pronunciare le parole che ha pronunciato ora. Ma siccome non mi piace fare il gioco che fanno tanti di pensare che poi il prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede sia in dissenso dal Papa, questi sono giochini che si lasciano ad altri, sono convinto che in realtà quando dice vi è un illuminismo buono e un illuminismo cattivo, e si rischia poi per dire che l'illuminismo cattivo è quello che noi conosciamo come illuminismo, cioè la tradizione volteriana e post-volteriana, e per illuminismo buono si intenda qualche cosa che storicamente è pressoché introvabile o molto minoritario, che la questione sia l'individuo. Però siccome la prima domanda era terreno comune, io lo accenno solo perché lo discuteremo. Non vuole sentire prima la risposta su no, questo. Vorrei prima mettere, visto che si è parlato anche di questo, io credo che ci sia un terreno comune. Il terreno comune può essere qualcosa che per i cattolici dovrebbe essere l'ABC, quindi il terreno comune dovrebbe essere facilissimo. Io penso che il terreno comune possa essere il Vangelo e i valori del Vangelo, soprattutto due che io ritengo davvero fondamentali, e cioè il tuo dire sia sì sì, no no, perché il di più viene dal maligno, che come capite non è solo una terribile accusa contro l'ipocrisia, è qualcosa di infinitamente di più, è l'idea che ogni diplomatismo, che ogni parola in più rispetto a un radicale out, out, sia opera del demonio. E a me piacerebbe tantissimo che non solo tutti i laici e gli atei, ma tutti i cristiani ragionassero in questi termini. E poi gli infiniti passi del Vangelo, dove in pratica si considera che il peccato dei peccati è il privilegio, è la differenza nelle ricchezze. Ecco, io credo che a partire da questi due valori potrebbe essere molto facile intendersi. Ho l'impressione che questi due valori spesso siano molto più sentiti da tanti che credenti non sono, che non dalla maggioranza dei credenti. Come tenevo, nonostante il grande successo di questo suo intervento, sarebbe stato meglio che lei si fosse interrotta prima, perché davvero mescoliamo due piani di discussione, che era più utile e più utile il suo intervento terminale, quindi siete liberi però io se siete d'accordo li terrei un attimo separati. Credo che sia molto interessante che il cardinale Ratzinger risponda sulla questione delle interpretazioni dell'illuminismo, perché questo è un punto decisivo, e poi arrivare in un secondo tempo a ragionare sui possibili terreni di incontro. Prego. Sì, non sono preparato per interpretare a fondo adesso le encicliche del Papa, perché ho
un grande corpo di scritto da studiare bene. Vero è che il Santo Padre critica ugualmente, ha criticato e critica ugualmente da una parte il comunismo come totalitarismo che ha distrutto non solo l'ecologia, la terra, ma le anime, e dall'altra parte critica anche i pericoli della civilizzazione liberista. Mi sembra che non dovrebbe essere così difficile condividere sostanzialmente queste critiche. Il Santo Padre aveva vissuto questo regime e soprattutto la menzogna, che era la vera caratteristica di questo regime. Molti vescovi, sacerdoti, semplici, laici mi dicono, soprattutto anche dalla ex Germania, dalla Germania ex comunista, il vero nostro problema era la menzogna. Nessuno ha più avuto fiducia nell'altro, nessuno ha osato dire la verità, abbiamo tutti vissuti sotto questa pressione in una dittatura della menzogna, della critica, della ipocrisia reciproca. E così siamo stati distrutti più che fisicamente nelle nostre anime, e la vera liberazione dovrebbe essere proprio la liberazione di questa dittatura della ipocrisia e della menzogna. Dall'altra parte il Papa critica anche la nostra civilizzazione occidentale, e alcuni dicono che sarebbe adesso l'ultimo apologeta del socialismo ideale, che difende l'ideale del socialismo contro un individualismo esagerato e contro tutti i mali che si sviluppano. E mi sembra la critica della nostra civilizzazione attuale, nella quale siamo tutti grati per la libertà, grati anche per il benessere, tuttavia è una cosa necessaria, e vediamo come in un liberismo indefinito cresce realmente una mancanza di sensibilità per l'altro, una centralità dell'io, una centralità delle cose materiali e superficiali, che ugualmente diventa un deterioramento delle anime, un impoverimento delle nostre anime. E quindi fare la critica di questa nostra civilizzazione, che ha i suoi pregi, che conosciamo bene, nessuno desidera che adesso per non so quale intervento cadesse, tuttavia è una necessità condivisa da tanti spiriti direi illuminati. Adesso il professor Flores de Arcais mi dice che queste due critiche un po', diciamo, contrastanti ma complementari tra di loro sarebbero, secondo il Papa, solo variazione della critica dell'illuminismo come tale, il quale come tale sarebbe considerato come individualismo e come radici di tutti i mali del nostro tempo. Ho detto che adesso non oso discutere sulla autenticità della sua esegesi del Papa, ma sono convinto che per il Papa il comunismo non ha la stessa radice e non è ugualmente radicato nell'illuminismo dell'Ottocento, come la cultura liberista, la quale tuttavia anche non cresce automaticamente nelle sue forme attuali e perniciose da questa radice, ma si sviluppa con un nuovo automatismo, con fattori totalmente nuovi. Non è vero che non nasce niente di nuovo nella storia. Nel nostro secolo scorso e nuovo, sono entrati fattori totalmente nuovi e che non possono semplicemente essere ridotti al pensiero, diciamo, di Voltaire, che vengono da queste correnti del pensiero elementi negativi che hanno determinato l'umanità verso una perdita di rispetto dell'essere umano. Mi sembra la storia del nostro secolo,
lo dimostra, e comincia già nelle crudeltà della Prima Guerra Mondiale, e perciò essere autocritici da parte dell'illuminismo contro se stessi, contro i problemi creatisi nella perdita di valori che apparivano come, minacce contro la libertà, una tale autocritica, un tale esame di coscienza illuminista non mi sembrerebbe una cosa inutile. Io sono contento vedendo, sentendo gli applausi che confermano la superiorità dei non credenti quanto alla loro fedeltà al Vangelo sopra i credenti, ma tuttavia mi sembra è sempre bene per noi credenti e anche per i non credenti di essere autocritici, di riflettere sui pericoli della propria posizione e quindi senza attribuire i mali del nostro secolo, che non crescono automaticamente dall'Ottocento, a questo illuminismo, essere pensierosi anche circa questa eredità e di avere il coraggio di autointerrogarsi, di riflettere di nuovo a fondo, mi sembrerebbe una cosa molto importante e anche una cosa che potrebbe essere un elemento comune tra le due parti. Yeah. Quindi mi sbilancio e applaudo anch'io, perché sono convinto che sia indice di grande saggezza per chiunque applaudire soprattutto ciò che ci spiazza, ciò che ci fa riflettere, ciò che suscita in noi dubbi, anziché ciò che ci rassicura semplicemente. Questo mi sembra un bel punto di vista comune da tenere. Ma approfitterei, Eminenza, del fatto che lei ha fatto questi riferimenti anche alle autocritiche, per porre una domanda che per me è cruciale, soprattutto nel corso di questo giubileo del bimillenario cristiano, all'interno del quale non vi è dubbio che il momento della purificazione della memoria, del cosiddetto mea culpa, è stato un momento molto importante rispetto anche ai giubilei del passato. Ecco, per noi che cristiani non siamo, è piuttosto semplice storicizzare, relativizzare i comportamenti, spiegare le crociate, l'inquisizione, l'imposizione della conversione forzata delle popolazioni attraverso la spiegazione della mentalità dell'epoca, i conflitti, le sollecitazioni, le tensioni, le culture dell'epoca. Noi siamo portati a storicizzare e a relativizzare. Ma la Chiesa che si concepisce come entità sovratemporale, che attraversa la storia, ma lei è in qualche modo immanente, come può spiegarsi questi peccati, queste colpe del passato? Non è una semplificazione filosofica, vorrei dire, quella semplicemente di attribuirla a uomini che l'hanno commessa in suo nome, restando la Chiesa infallibile, restando la Chiesa pura? Non sarebbe meglio che prima io rispondo alla prima domanda, se prima poi mi tocca rispondere a due domande e essere lunghissimo e noioso, visto che, no? Allora, certamente questo Papa rimarrà nella storia, oltre che per tanti altri motivi nella storia della Chiesa, rimarrà nella storia, tout court, per il ruolo fondamentale che ha giocato contro il totalitarismo, contro il totalitarismo comunista. Questo rimane un fatto. E anzi, l'impegno antitotalitario di questo Papa era l'impegno di una parte consistente della Chiesa polacca prima che Karol Wojtyła, arcivescovo di Cracovia, diventasse Papa. Ti ricordo che un mio carissimo amico polacco, Adam Michnik, che era uno dei capi del dissenso in Polonia, che ha passato la sua giovinezza dentro e fuori le galere per questo, pur essendo non credente, venendo dal dissenso eretico comunista, per un lungo periodo trovava ospitalità
per scrivere, con pseudonimo ovviamente, solo in un settimanale cattolico, Godwin of Shekne, che era sotto l'alto patrocinio di Carol Wojtyla, era diretto da un teologo che è tra i suoi più cari amici. Quindi l'impegno antitotalitario di questo Papa fa parte di tutta la sua vita, non solo del suo papato. Tuttavia, le critiche e dei totalitarismi e poi dell'edonismo consumistico sfrenato, che naturalmente a me stanno benissimo, credo che debbano avere una loro coerenza. Semmai la critica che io mi sento di fare a questo Papa è che poi non mantiene coerenza in questa critica, e non credo a caso, per motivi appunto del suo anti-illuminismo. Perché? Il Papa, dopo la sconfitta del comunismo in Polonia e quindi del totalitarismo che pretendeva di imporre per legge alle coscienze qualcosa che a delle coscienze maggioritarie o minoritarie non ha davvero importanza, non andava bene, una volta ristabilita la democrazia in Polonia, ha cercato di imporre per legge una serie di valori cristiani che un'altra parte della cittadinanza non condivide. Proprio in questo volume di Micromega vi è un intervento di un filosofo legatissimo al Papa, suo amico personale, Leszek Kolakowski, che il cardinale Ratzinger conosce certamente, che è invitato sistematicamente ogni due anni agli incontri riservati che il Papa fa con un gruppo di scienziati e filosofi per discutere in privato delle grandi questioni, che è considerato quindi dal mondo cristiano della Chiesa un punto di riferimento. Oppure questo pensatore, Leszek Kolakowski, scrive questo articolo che ciascuno di voi potrà leggere, così vedrà che non è una mia esegesi, un durissimo attacco alla Chiesa polacca perché pretende di imporre nella Costituzione un riferimento ai valori cristiani e perché ha preteso in passato, per legge, in questi ultimi anni, appunto, di imporre per legge la morale cattolica in fatto di aborto e così via. Ecco, io credo che qui ci sia l'elemento di contraddizione, di una posizione che è antitotalitaria ma che non rinuncia a un elemento di integralismo quando ha la forza per farlo. Cioè vuole imporre per legge, quindi a tutti, anche a chi credente non è, delle convinzioni morali che sono solo del credente. E allora, l'autocritica dell'illuminismo va benissimo e tutti sanno che è uno dei cavalli di battaglia di tanto pensiero laico, la scuola di Francoforte, eccetera. Però, ripetendo che poi manderò al cardinale Ratzinger le sottolineature di tante delle parti delle encicliche di questo Papa contro l'illuminismo, la critica all'illuminismo in quanto radice dei totalitarismi, questo Papa dice proprio così, viene individuato dal Papa nella questione del relativismo. Per il Papa, per la Chiesa in generale, con l'illuminismo nasce il relativismo rispetto all'essere e il relativismo soprattutto dei valori, e questo relativismo è visto come la causa di tutti i mali e, diciamo, l'incubatrice dei totalitarismi. E allora dovremmo discutere poi di questo relativismo, che però è anche la base del pluralismo morale senza il quale non ci sono società democratiche. Quel pluralismo presente anche qui, per cui alcuni ritengono tra i presenti che per esempio l'aborto sia un delitto, altri ritengono che sia in certi casi una dolorosissima legittima scelta. Quindi anche di questo dovremmo discutere. Ma io mi scuso perché ho fatto prima confusione involontaria introducendo quella domanda, scelga lei evidentemente se preferisce se rispondere direttamente a lui. Sono rimaste diverse domande o diciamo indicazioni sia da parte del professor Florestan Crail sia da lei
alle quali non ho risposto, sarà forse adesso un po' difficile brevemente rispondere. Vorrei tuttavia ritornare al problema della razionalità della fede. È vero che Paolo da una parte riconosce l'evidenza del Dio unico, ma è convinto, come sono io, che non si può razionalmente dimostrare divinità di Cristo e la risurrezione. C'è questo, diciamo, eccesso della fede, ma per uno che entra si mostra anche una coerenza, cioè l'anticipo di razionalità fa entrare e poi, certo, con questo salto della fede si può tuttavia vedere che non sono contraddittorie queste due sfere, ma formano una unità con una sua logicità. E quanto a Pascal, vorrei dire, per me, in quanto io lo leggo, non è soltanto questo plus della speranza dell'immortalità, ma in quanto io capisco questo argomento, argument du pari, dice, allora, l'esperienza, e qui vediamo il suo secolo anche, è condizione della conoscenza. Se tu non fai nessun tentativo di avere conoscenza della fede cristiana, è logico che tu non puoi avere conoscenza. E così dice, buttati nella realtà, fai il tentativo, l'esperimento, e poi vedrai la logica che si trova dentro. E questo mi sembra una cosa ancora da approfondire, in quanto anche nella fede cristiana esperienze e possibilità di trovare la ragione nella esperienza mi sembra sempre da approfondire, perché qui siamo realmente su un terreno del pensiero dell'epoca moderna. Poi vorrei dire che sono naturalmente d'accordo che e consono con quanto io avevo detto sulla dittatura della menzogna, che questa sincerità del sì e sì, no e no è fondamentale, e la vocazione dell'uomo alla verità, alla sincerità è una parola fondamentale del Vangelo. Ho sentito con un po' di meraviglia che il professor ci dice che il resto sarebbe opera del demonio, e quindi vede, mi sembra un po' l'esistenza del demonio. Ma vi sono indubbie radici cristiane anche in Paolo Flores d'Arcai. Il suo stesso definire il Vangelo possibile terreno d'incontro, sì, io non sarei mai stato capace di dirlo, evidentemente. Sì, forse penso che questo argomento dovremmo ancora approfondire per i due punti, perché i due punti che ha indicato sono importanti, ma mi sembra sarebbe da aggiungere molto di più. Adesso, a quanto lei aveva detto circa la liturgia penitenziale, e la domanda che nasce da questa penitenza per il concetto della Chiesa stessa, per la sua autocoscienza, è di grande importanza. E io penso, come lei, che questa liturgia di purificazione, di pentimento, era un passo che porta in sé ancora tante potenzialità, e è un dovere della Chiesa della Teologia di andare al fondo di questa esperienza che adesso è anche da riflettere. Noi nella Commissione Teologica Internazionale abbiamo pensato molto, arrivando fino alla diagnosi che ancora è un terreno poco esplorato e dobbiamo approfondire questo, ma abbiamo anche più capito che già il Vangelo parla sempre che la Chiesa è una Chiesa di peccatori, e che questo proprio è la specificità di questa creatura, di Cristo, che è venuto di chiamare i peccatori, e è venuto con questa parola tollerate anche la cizania per non distruggere il grano. E quindi il concetto di Chiesa voluto dal Signore, oggi abbiamo la festa di San Matteo, dove, essendo lui
un peccatore, il Signore dice esplicitamente, sono venuto a chiamare peccatori. Qui mi sembra ancora molto da chiarire. In ogni caso la purezza della Chiesa non viene dai propri meriti, questo è troppo evidente. Se vediamo la storia della Chiesa, è una permanente apparizione della debolezza umana, e il paradosso della Chiesa è che nonostante tutte queste mancanze vive e rimane presente il Vangelo. Finalmente posso adesso discutere, perché non sono così informato, quale eventuali imposizioni di valori cristiani sarebbero stati tentati da parte della Chiesa polacca, ma direi due cose. La prima, se è una ipotesi, perché io non conosco i fatti, forse è stata fatta una pressione in Polonia di inserire valori tipicamente cristiani, non condivisi necessariamente da altri, non è da attribuire questo al Papa, penso. Secondo punto, e naturalmente, e adesso questo sarà un argomento per noi, non facile distinguere bene tra valori tipicamente cristiani, che sono da scegliere solo con la libertà della fede e non possono essere imposte, e valori realmente umani che toccano il fondamento della dignità umana. E qui il Papa, io ugualmente, siamo convinti che l'aborto non è una cosa che dovrebbe essere esclusa solo dai cristiani, perché in questione è la sacralità della vita umana. È il diritto di essere, prima di tutti gli altri diritti. Se non ho più il diritto di vivere, quale altro diritto posso ancora avere? E se... sì, è vero che si tratta di essere umani, quindi vale il diritto, non è una imposizione cristiana. Ma ecco, questo è il punto, come verificare valori che sono semplicemente umani, e non, anche se, diciamo, nella storia più verificati nel cristianesimo, nella Grecia antica era normale anche procedere all'aborto, ma forse verificati con limpidità nel cristianesimo, ma non valori tipicamente cristiani, ma solo il mostrarsi l'evidenza per un valore umano. Quindi mi sembra, in queste dispute anche politiche, sarebbe importante non precocemente diagnosticare i cristiani vogliono imporci qualcosa, ma discutere realmente che cosa è umano e che cosa è cristiano. Ecco, qui non c'è dubbio che stiamo per addentrarci, ne sono certo che il professor Floris scalpita in proposito, nell'asseriti fondamenti naturali del cristianesimo, quindi valori umani, valori di fede. Ma prima ho davvero una domanda, una precisazione da chiederle, che mi preme moltissimo per l'interesse che il tema della liturgia penitenziale ha rivestito per tutti noi. È stato uno di quei momenti nel Giubileo in cui più direttamente la Chiesa ha parlato anche all'esterno, anche agli altri, anche ai non cattolici. E quindi vorrei porle questa domanda. Da più parti, sia tra i più tradizionalisti che hanno vissuto con disagio quella liturgia penitenziale, che viceversa tra coloro che ne sono stati entusiasti, da entrambe le parti si è in qualche modo immaginata una potenzialità sovversiva di questo mea culpa. Come dire, se la Chiesa ha riconosciuto le colpe dei suoi figli nei confronti degli ebrei, delle donne, degli indios, beh, vuol dire che prima o poi, fra un secolo, due secoli, arriverà anche a riconoscere le sue colpe nei confronti degli omosessuali, delle coppie separate, della moralità, eccetera. No, vi prego, non credo che sia un tema delicato che non si risolve con applausi. Ecco,
c'è davvero una potenzialità sovversiva in quella purificazione della memoria, ci sono i presupposti, anche un'ipotetica destabilizzazione anche di alcuni dogmi di fede? C'è un potenziale critico, senza dubbio. Parlare di una realtà sovversiva non mi sembrerebbe così adeguato. Volevo soprattutto dire, il Papa non voleva tanto con questa liturgia parlare al mondo, offrire quasi uno spettacolo di una chiesa penitente, ma voleva parlare a Dio. E questo mi sembra molto importante, non era pensato come una manifestazione che fa impressione nel mondo, ha fatto impressione proprio perché era senza queste intenzioni e voleva davanti a Dio e solo nella luce di Dio osare dire cose che si osa dire di per sé solo davanti a Dio. Ma davanti a Dio anche devono essere dette. L'atto fu audace in questo senso che il nostro colloquio con Dio era visibile al mondo, ma era necessariamente visibile perché anche il confitto classico della Chiesa dice confitto davanti a Dio e davanti ai fratelli, perché il peccato che in prima istanza è un peccato contro Dio, tuttavia è anche sempre un peccato contro l'umanità. E nella luce di Dio si deve dire semplicemente tutta la verità, si deve dire anche cose che possono apparire e sono forse pericolose, nella certezza che se dette con sincerità davanti a Dio e con una profonda apertura della coscienza, Dio farà il bene con questo e ci purificherà, e così possiamo dire l'effetto, con tutti i pericoli che implica, non può non essere positivo. Certamente io capisco anche i problemi dei cosiddetti tradizionalisti, vescovi del mondo ex-comunista mi hanno detto adesso noi stessi diciamo le cose che erano obiettate dagli altri, loro hanno sempre inclinato la Chiesa, hanno sempre detto questi, tutti questi mali, e così denigrando la Chiesa volevano distruggere la fiducia nella Chiesa, e noi abbiamo difeso questa nostra Chiesa che era per loro realmente l'asilo dell'essere umano, dell'umanità, e perciò non hanno creduto a queste denigrazioni, ma a parte ha creduto. E se adesso noi, dopo il crollo di questa dittatura, diciamo, ma hanno avuto ragione, che cosa facciamo? La coscienza dei piccoli soffrirà e siamo responsabili anche per i piccoli. E queste, mi sembra, sono riflessioni che dobbiamo rispettare, che hanno un loro peso, e quindi la confessione è giustificata soltanto se realizzata davanti a Dio come un dovere davanti a Dio e nella certa fiducia che Dio esiste e risponde. Grazie. Flores. Sì. Cardinale, ha ricordato che appunto la liturgia della penitenza è qualcosa che riguarda innanzitutto la Chiesa più che il mondo. E allora io mi limiterò ad avanzare su questo alcune riflessioni che ho letto avanzate da parte di credenti, che hanno visto, una cosa importante in questo riconoscimento dei peccati gravi del passato, peccati fondamentalmente di intolleranza, le crociate, l'antisemitismo, eccetera, ma che hanno visto anche i limiti e contraddizioni in questa confessione dei peccati passati della Chiesa. La prima riflessione è sul ritardo di questi riconoscimenti, non tanto sul fatto che solo oggi si riconoscano peccati di centinaia o addirittura migliaia di anni fa, ma sul fatto che una volta
che la Chiesa così solennemente decide di riconoscere i propri peccati, poi non riconosca quello che agli occhi di molti cattolici paiono peccati altrettanto gravi e presenti. Uno mi è stato ricordato da tanti cattolici. Che senso ha ricordare tante ingiustizie che la Chiesa ha coperto in passato e non ricordare, visto che è il Papa che parla in prima persona, qualcosa che questo stesso Papa ha commesso, e cioè la famosa uscita dal balcone di Santiago del Cile accanto al generale Pinochet, offrendo la benedizione della Chiesa a un regime criminale e di macellare. No, no, scusate, io chiederei che queste sono questioni, non andremo in televisione, quindi è poco importante. Ecco, e cose di questo genere si potrebbero anche moltiplicare da parte degli esponenti delle comunità ebraiche. È stato sostenuto che il riconoscimento dell'antisemitismo tradizionale da parte della Chiesa è stato troppo tiepido e contraddittorio, e tanto più contraddittorio quando, diciamo, viene contraddetto platealmente dalla elevazione agli altari di un Papa Pio IX, che non solo, come tutti sanno, era un campione dell'anti-laicità dello Stato, dell'integralismo più tradizionale, l'ultimo Papa Re, su questo tema credo che ritorneremo, ma che con il famoso rapimento di un bambino ebreo, eccetera, diede un sigillo clamoroso a un atteggiamento che certo non era di apertura e di tolleranza nei confronti degli ebrei romani. Ecco, allora, una volta che si decide così solennemente non di fare un'autocritica, queste sono cose da politica, ma qualcosa di molto più profondo per una Chiesa, cioè il riconoscimento dei propri peccati, tutto ciò che non si riconosce e che pure è evidente, implicitamente viene riconosciuto come valido, come non peccaminoso. Ora, questo appunto getta un'ombra profonda su questa celebrazione della penitenza. No? Scusi, getta un'ombra profonda, ma allora lei perché ritiene che nel 2000 questa Chiesa, questa commissione teologica, questo Papa abbia scelto di confessare, di purificare la memoria nei confronti di quelle realtà? Perché vuole riconoscere alcune delle sue colpe che ormai, diciamo, non fanno più scandalo. Esattamente come, altro tema che penso successivamente affronteremo, come si fanno tranquillamente i conti oggi con Galileo, ma non si fanno fino in fondo con la biologia molecolare contemporanea o il darwinismo nei suoi ultimi sviluppi. E la domanda che lei poneva poi prima, e cioè questo mea culpa, benché parziale e contraddittorio, non rischia di essere nella sua logica sovversiva per il futuro? Ecco, anche qui credo che si debba dire che un elemento di contraddizione per il futuro ci sarà, e come, perché questo è il Papa che nella Veritatis Splendor dedica quasi interamente un'enciclica alla critica delle teologie non perfettamente allineate, ma profondamente diffuse nella Chiesa Cattolica, non perfettamente allineate col suo magistero. Quindi, diciamo, una reprimenda sistematica e molto puntuale di tutte le scuole teologiche cattoliche che si ritiene siano andate troppo oltre. Al tempo stesso si riconosce che alcune cose che erano state affermate come assolutamente sacrosante dalla Chiesa in passato oggi sono delle colpe. E allora il cattolico, il vescovo tradizionalista, non ha tutti i torti quando dice
e domani un altro Papa chiederà scusa per quello che oggi viene affermato invece come una verità assoluta. Io credo che da questo punto di vista dovremmo, forse nella parte conclusiva, discutere su che cosa si intenda per un grande Papa, perché naturalmente sotto tanti profili quello attuale è un grandissimo Papa, però secondo altri criteri, uno dei quali quante contraddizioni lascerà aperte in seno alla Chiesa, forse sarà un tema da discutere successivamente. Non è detto che lasciare contraddizioni aperte non sia segno di grandezza. Io non voglio permettermi di darvi delle regole di comportamento, ma mi sembra utile per il prosieguo della nostra discussione non addentrarci nei singoli comportamenti del Papa su Pinochet, sulla beatificazione di Pio IX. No, nel senso che rischieremmo... Appunto. Allora, la prego. Naturalmente lascio piena libertà al Cardinale Ratzinger se ritiene di entrare anche nelle questioni dei singoli comportamenti, ma a noi interessa poi proseguire la discussione nei suoi termini più generali. Prego. Sì, sono d'accordo. Non possiamo qui discutere perché mancano le informazioni precise, tutti i dettagli. Non sarebbe questo adesso una discussione seria, penso, discutere adesso tutti questi singoli punti. Anche non sarei d'accordo adesso di tirare una bilancia sulla grandezza del Papa, non è mestiere nostro adesso giudicare sulla figura storica del Papa, lasciamo questo al futuro. Io sono venuto per una discussione filosofica e leggo qui temi ancora non trattati, fede scienza, fede teologia, fede protestantismo, altre religioni, divorzio, aborto e eutanasia, questo abbiamo forse toccato, contraccezione fame nel mondo, fede nicolismo, nichilismo, eccetera. Quindi non vorrei adesso uscire dal terreno filosofico a un terreno troppo storico, empirico e contingente. Infatti, se voi permettete, io vorrei riprendere il precedente intervento del Cardinale Ratzinger, dove alludeva ai principi umani, alle leggi naturali cui si riferisce la Chiesa nell'affermare il proprio punto di vista. Perché qui forse sì può esserci un elemento forte di divisione. Qui un non credente, un non cristiano, potrebbe, mi perdoni il termine, ma questa è una domanda che voglio fare a Paolo Flores, riconoscere un elemento di prepotenza, cioè come pretendi tu di asserire che il tuo punto di vista sull'aborto, sulla bioetica, sulla morale della famiglia, non è esclusivamente un punto di vista religioso, un punto di vista cristiano, ma si rifà anche direttamente alle leggi naturali. Ma direi che questo, sentiamo, siccome lei già su questo punto si è espresso, sentiamo prima il professor Flores, questo mi sembra decisivo nel vostro confronto. Questa è una questione cruciale, poi dopo naturalmente anche il problema scienza e fede la dovremo affrontare andando a ritroso verso i fondamenti, ma credo che questa sia la chiave di tutte le possibili divergenze, e cioè il cristianesimo ritiene che le sue verità siano al tempo stesso le verità naturali, non tutte le sue verità, vi sono poi altre verità a cui la ragione non può arrivare, ma certamente la retta ragione non può entrare in conflitto, non può dirci cose diverse da quello che ci dice la fede cattolica. Laddove la ragione arrivasse a delle conclusioni opposte, vorrebbe dire che non è retta ragione, ma è una ragione che sta sbarellando, cioè che non funziona. E da qui nascono tutti i possibili conflitti. La chiave di tutto questo è l'idea di legge naturale, legge morale naturale.
la norma naturale, morale, sarebbe già iscritta nell'essere, nella realtà stessa. Costituirebbe una sorta, le norme morali costituirebbe, naturali costituirebbero una sorta di cromosomi dell'universo e della realtà. Per cui si tratterebbe solo, con la nostra ragione, di scoprirle e di obbedire a queste norme. Io credo che questo sia assolutamente falso e insostenibile. Credo che non esista nessuna legge naturale, che esistano tante leggi umane che spesso nel corso della storia hanno dei tratti comuni, ma che non hanno mai tutti i tratti comuni. E che quindi la pretesa di identificare con una legge naturale una particolare morale, per quanto alta e nobile, porti con sé tutti i rischi di intolleranza. Perché credo che non si possa parlare di una legge naturale? Naturale intendiamo riferita alla natura umana. Se per legge naturale intendiamo qualcosa che tutti gli uomini di fatto hanno sempre saputo fosse male, anche se poi l'hanno violata, beh, questo qualcosa non esiste. Nella storia dell'uomo, l'uomo ha considerato norme valide, addirittura supreme, e nel corso della storia dell'uomo quasi sempre queste norme morali erano anche norme religiose, le cose più diverse. Neanche l'omicidio è stato considerato una norma naturale. Io qui mi piacerebbe di nuovo avere una citazione di Pascal che uso sempre, perché è proprio Pascal che dice l'uomo ha considerato degno di venerazione ogni norma e il suo contrario, e fa un elenco, parricidio, incesto, cioè delle cose terribili, dicendo ci sono uomini che l'hanno considerato dei valori, non solo le hanno tollerate, le hanno proprio considerate dei valori. D'altro canto, in tante società primitive, erano uomini anche loro, il cannibalismo rituale era considerato un dovere etico-religioso, e potremmo continuare. Quindi, se per natura intendiamo ciò che si intende normalmente, cioè tutti gli appartenenti alla specie Homo sapiens, certamente non vi è una sola norma che sia stata condivisa sempre da tutti gli uomini. E ripeto, non nel senso che sapevano che era bene ma poi la violavano, ma nel senso che non lo consideravano bene, consideravano bene delle cose assolutamente diverse e incompatibili tra di loro. E allora, in che senso diciamo legge naturale? Se noi stabiliamo a priori che una parte dell'umanità era contro natura e l'altra parte, guarda caso, quella che condivide le nostre norme, quella era vera umanità, e noi capite che facciamo un'operazione che ciascuno di noi può fare con i suoi valori, ma che ha come conseguenza quello di dire che chi non ha condiviso o non condivide quei valori non solo pecca, ma è addirittura fuori dall'umanità. Questa è la logica conseguenza. Ora, immagino che poi approfondiremo i singoli capitoli di questo dissidio. Prendiamo, solo per accenno, poi approfondiremo, un elemento più discusso in questi anni di norma naturale, la questione dell'aborto, veniva ricordato prima. Per un cristiano l'aborto è un delitto, e il cristiano dice: non lo dico solo per fede, penso di poterlo dimostrare razionalmente. In linea di principio questo è vero, tant'è vero che vi sono anche dei non credenti contro la possibilità dell'aborto. Ricordo uno di questi, anche se in forma non molto rigida, fu a suo tempo Norberto Bobbio. E tuttavia ci sono tantissimi altri esseri umani che sono convinti di poter dimostrare che, argomentando razionalmente,
L'aborto è una cosa molto dura, ma non è un omicidio, non ha nulla a che fare con l'infanticidio. Questo è tanto vero che persino per secoli nella Chiesa Cattolica si discusse. Esistono dei passi di Sant'Agostino, in cui Sant'Agostino, che riteneva che invece fin dal primo attimo già vi fosse un'anima nel grembo materno, polemizzava duramente con tanti vescovi dell'epoca, e dalle parole di Agostino si capisce che questi vescovi dovevano essere in maggioranza, che ritenevano che invece l'anima entrasse solo al terzo mese di gestazione, e che quindi fino al terzo mese non vi fosse nessun essere umano, quindi non vi fosse neppure alcun delitto ad abortire. Questo per dire che la questione è stata discussa a lungo anche nella Chiesa. Ora, sia le persone qui presenti, che ritengono che, per quanto doloroso e certo non un semplice strumento di contraccezione, l'aborto però non sia un delitto, sono per questo irrazionali, antiumani, e questo, in questo modo noi stabiliamo che è fuori dalla razionalità e dall'umanità chiunque argomenti, io credo spesso con motivi migliori e più convincenti, contro il punto di vista della Chiesa, per la quale diciamo il delitto incomincia dal primo giorno della gestazione, quando ancora l'embrione, come sapete, torneremo anche su questo, nei primi 16 giorni non è ancora neanche, sono cellule indifferenziate. Ecco, io credo che questa idea di norma naturale possa essere la fonte di una pretesa abusiva, perché considera a priori irrazionale e disumano chi argomenti e che funziona secondo ragione non retta, chi argomenti in modo opposto, e pretende semplicemente di far coincidere come universale e umano ciò che invece è uno dei tanti punti di vista morali che sono apparsi nella storia. Sì, e questo è un punto sul quale esiste già una controversia stampata tra Florestan Harkes e me, in quanto Florestan Harkes aveva condannato duramente un passo dell'enciclica, adesso non so, Evangelium Vitae, e forse anche Fides et Ratio, dove il Santo Padre dice: ci sono delle cose sulle quali una maggioranza non può decidere, perché sono in gioco valori che non sono a disposizione di maggioranze che cambiano. Ci sono delle cose dove finisce il diritto della maggioranza di decidere, perché si tratta dell'umanesimo, del rispetto dell'essere umano come tale. Florestan Harkes aveva risposto: qui il Papa si dimostra realmente anti-illuminista, e era nell'enciclica, adesso mi ricordo, Fides et Ratio, e dimostra che con tutta questa filosofia non ha da dire niente alla filosofia, alla cultura di oggi, perché in opposizione a questa cultura di oggi. A questo ho risposto che io difendo decisamente il fatto che esistono dei valori sottratti al parere e all'arbitrio delle maggioranze. Per noi tedeschi abbiamo l'esempio molto forte. Come è stato detto, noi abbiamo deciso che esiste vita indegna di vivere, e perciò abbiamo il diritto di purificare il mondo da queste vite indegne per creare la razza pura e l'uomo superiore del futuro. Qui, giustamente, il Tribunale di Norimberga, dopo la guerra, ha detto: ci sono dei diritti che non sono in discussione di nessun governo, e se un intero popolo decidesse, tuttavia rimane ingiusto fare questo, e perciò potevano condannare giustamente delle persone che avevano eseguito leggi di uno Stato che formalmente erano state emanate in modo corretto. Cioè, esistono dei valori, e penso che proprio questo è anche un risultato dell'illuminismo,
la dichiarazione finalmente poi in 48, con la maggiore precisione in quanto mi ricordo, dei diritti umani inviolabili e validi per tutti in tutte le circostanze, era un grande progresso dell'umanità e non dobbiamo perdere questo progresso. Perciò non sono d'accordo con questo argomento storico che per tutti i valori esiste anche nella storia un peso di posizione contraria e non c'è nessuna cosa considerata da una civilizzazione come crimine che non sarebbe stata considerata in un'altra come valore da eseguire. Questo fatto statistico dimostra il problema della storia umana e dimostra la fallibilità dell'essere umano. Origine, un padre della Chiesa, aveva detto nell'inizio del terzo secolo in questo senso: io so che presso gli scritti del Mar Nero esistono leggi che legittimano crimini e se uno vive in questo contesto deve ribellarsi contro la legge, perché esiste una realtà assolutamente intoccabile alla quale non possono opporsi, le leggi, e le leggi che si oppongono sono male. E mi sembra questo almeno sappiamo adesso, dopo questo secolo e i suoi orrori, che c'è la sacralità assoluta della vita umana e che leggi che esistevano sempre nel mondo che si oppongono a questa inviolabilità dell'essere umano e della sua dignità e dei diritti che seguono di questa dignità, leggi tali sono ingiuste anche se decise e emanate in modo formalmente corretto. Perciò mi sembra questa istanza che la maggioranza per certe cose non ha una parola, ma deve rispettare quanto è umano, è fondamentale per il futuro della nostra civilizzazione. Altra questione è, due altre questioni. La prima, la prima è qual è il fondamento di questa inviolabilità di alcuni diritti. La tradizione cattolica dice è la creazione. Hanno introdotto poi dalla filosofia greca la parola natura, physis. E forse si potrebbe sostituire questa parola con una parola migliore, non vorrei discutere qui sulla terminologia, ma l'idea fu che ecco la physis, la natura, non è prodotto di un caso cieco, di una evoluzione cieca, ma nonostante il corso dell'evoluzione c'è una ragione dietro. E c'è quindi una moralità dell'essere stesso. Ho trovato molto bella questa espressione di Florestan Hays, che quasi sarebbero presenti gli elementi morali nei cromosomi della realtà. Questo non vuol dire che la natura empirica va canonizzata come la legge naturale, ma che esiste una priorità dello spirito prima dell'irrazionale. E esiste quindi un fondamento morale che mette barriere a certi comportamenti. Quindi questo è il primo punto, quale è il fondamento della inviolabilità di alcuni diritti e della inammissibilità di certe leggi, quale è il fondamento di questo limite del nostro potere legislativo. E noi diciamo la creazione. La provenienza da una mente, da un logos. E seconda, se Florestan Hays ha un'altra risposta, bene, vediamo. La seconda questione è come identificare queste cose che sono inviolabili e precedono le nostre legislazioni e proteggono quindi la dignità dell'essere umano. E questo naturalmente è difficile e qui possono entrare anche degli errori, delle identificazioni precipitate. Vorrei adesso non entrare in un dibattito, lo conosciamo tutti, sull'aborto, solo dire
se Sant'Agostino con una certa scienza naturale del suo tempo era convinto, come poi San Tommaso d'Aquino con Aristotele, che l'animazione risulta solo dopo un certo lasso di tempo e prima non animato non è un individuo umano, non mette in dubbio il principio che nessun uomo, quanto debole e quanto indifeso e ancora non nell'uso della ragione, può essere ucciso, è il problema empirico quando comincia l'essere umano. Per Agostino, e spero per noi tutti, è assolutamente sicuro: se uno è uomo, è intoccabile. Poi l'altra questione è da quando uno è uomo, che questa scienza aristotelica che vede l'animazione dopo 3 o 6 mesi non è giusta, lo sappiamo tutti oggi, e secondo le mie informazioni biologiche, in realtà dal primo momento questo essere porta con sé un programma completo dell'essere umano che poi si sviluppa, ma il programma DNA è tale e si può quindi parlare di un individuo. E noi abbiamo, non possiamo dogmatizzare un risultato delle scienze naturali, perciò abbiamo detto che naturalmente aspettiamo ulteriori ricerche, non vogliamo dogmatizzare quanto attualmente appare essere la posizione più convincente, più documentata, ma abbiamo detto esiste quindi almeno, anche se queste posizioni non avrebbero ragione, una fondata tesi, una fondata probabilità o almeno possibilità che potrebbe già essere un essere umano. E già questa probabilità, se non certezza, ma probabilità, non ci permette più di uccidere questo essere, perché probabilmente, almeno è possibile, possibilmente è un essere umano. Questa è la nostra logica su questo. Abbia pazienza, Eminenza, ma questa è davvero una domanda che le voglio fare. La Chiesa, il cristianesimo, non ha sempre attribuito un valore così centrale alla difesa della vita umana? Lei citava prima Sant'Agostino, all'epoca di Sant'Agostino, in epoche passate, non era così cruciale, così centrale come lo è divenuto oggi la difesa della vita umana nella vicenda della Chiesa, o sbaglio? La Chiesa poi deve imparare, e proprio quanto ai diritti umani abbiamo imparato anche dall'Illuminismo, un altro problema. No, ma non sull'Illuminismo. Le vorrei citare, se mi permette, l'obiezione di un pensatore laico italiano, Gian Enrico Rusconi, che peraltro di matrice cattolica, è stato un credente, che oggi riflette sulla crisi che lui definisce parallela del pensiero laico e della teologia cattolica. Lui sostiene che vi sia una forte crisi parallela, nella quale questo insistito riferimento alle leggi naturali della teologia sarebbe appunto un aggrapparsi a un venir meno di principi, di certezze, di saldezza del passato. E anche questo assumere centralità della difesa della vita umana nella dottrina sarebbe appunto un'acquisizione recente, non assoluta, del passato, della storia, della Chiesa. Direi due cose. Il primo punto, c'era una certa esuberanza dell'uso della legge naturale nella dottrina sociale della Chiesa nata alla fine del secolo scorso, dell'Ottocento e poi nel Novecento, fino al Concilio Vaticano II. Esuberanze c'erano, ma questo fatto che era un po', diciamo, ingrandito, non toglie il fatto che sempre, cioè in San Paolo che parla del cataphysin, era il rispetto della creazione e la profonda convinzione che la creazione parla di Dio e perciò parla dell'uomo, lo troviamo anche nell'Antico Testamento, perciò direi sulla espansione della legge naturale fino a quale punto arriva si può bene discutere, si deve discutere, ma sul fatto
che i cristiani hanno sempre considerato la creazione come una realtà nella quale è presente il Logos e quindi non solo una struttura matematica ma anche una indicazione della retta vita, questo è realmente una eredità degli inizi. Vero è anche che diciamo l'attenzione per la difesa della vita umana è oggi più grande che in passato e in questo senso c'è anche una specificità del nostro secolo nel quale abbiamo vissuto del resto anche una crudeltà e un disprezzo dell'essere umano che deve svegliarci. Ma direi mai è stato pensato che l'uomo avrebbe la disponibilità sull'essere umano, sulla vita umana. Altra cosa è il problema della pena della morte, nella quale era pensato sarebbe una concessione fatta di proteggere la società e anche di espiare un peccato. Ma anche se questi pensieri c'erano, l'idea che si potrebbe disporre in certe circostanze con un proporzionalismo dei valori sulla vita umana, questo non era mai il fatto. Io condivido perfettamente l'idea che non basta la maggioranza per decidere qualsiasi cosa. Anzi, io credo che dobbiamo aver chiaro che proprio in democrazia, dove la regola della maggioranza è lo strumento fondamentale per prendere le decisioni, anche e soprattutto in democrazia non è vero che la maggioranza può prendere qualsiasi decisione. Non a caso le democrazie moderne sono fondate su delle costituzioni che pongono dei limiti a qualsiasi maggioranza di decidere quello che vuole. E in genere tutte le costituzioni moderne recepiscono quei diritti umani o civili nati dalle grandi rivoluzioni inglese, americana e francese, che appunto hanno dichiarato inalienabili certi diritti di ciascun individuo. Quindi, sotto questo profilo, l'accordo è totale. Il problema è su che cosa le maggioranze non possono decidere. Cioè, questi diritti umani o civili, che fondamento hanno? E chi lo stabilisce? Ad esempio, scusa l'interruzione, se una maggioranza volesse ripristinare in Italia la pena di morte, ritieni che questo sarebbe lecito? La nostra Costituzione dice di no. Naturalmente bisognerebbe prima cambiare la Costituzione, i meccanismi di cambiamento della Costituzione, e poi allo stato attuale la norma fondamentale della nostra convivenza... Dunque, l'ultima analisi sì, se no, fosse modificata la Costituzione sarebbe concepibile. Non ne facciamo solo una questione di tecniche costituzionali, perché poi dopo ci potremmo arrivare, ma le questioni che poneva il Cardinale Ratzinger vanno ben al di là delle tecniche costituzionali. Allora, d'accordo che una maggioranza non può sempre e comunque decidere su tutto. Il problema è su che cosa non può decidere, cioè qual è il nucleo di valori condivisi davvero inalienabili, che non si possono toccare, punto primo. Punto secondo, in base a che cosa si definiscono questi diritti inalienabili di ciascun individuo. Punto terzo, chi li stabilisce? Ora, il Cardinal Ratzinger ha detto in modo assolutamente esplicito che il fondamento di quelli che vengono chiamati diritti naturali non è la natura, vocabolo che potrebbe essere equivoco, ma ha detto esplicitamente è la creazione. Questo è il fondamento di un nucleo di diritti-doveri che nessuna maggioranza può toccare. E questo è assolutamente problematico, perché stabilire che il nucleo intoccabile di valori e quindi di diritti-doveri di ciascuno di noi
è la creazione, significa stabilire un principio religioso che in una società non più fondata sulla religione come principio primo non regge. La creazione è una certezza per chi crede, neanche per tutte le religioni oggi esistenti, ma per, diciamo, certamente per le tre grandi religioni del libro. Ma è semplicemente una immaginazione, chiamiamola così, per chi non crede. Anche qua mi devo permettere un'altra interruzione. Certo. Però. Alla base della coesione dei valori condivisi della nostra società è quasi unanime il giudizio di riconoscere, e non a caso si parla spesso di società giudaico-cristiana, anche intesa nel senso non religioso, i 10 comandamenti. I 10 comandamenti che sono certamente non legge naturale, ma legge rivelata, sono rivelazione. Ecco, Paolo Flores li accetta come elemento di coesione, come cemento comune di questa sala, di questo tavolo. Arriviamo anche a questo, perché le domande si moltiplicano. Ma quindi la cosa fondamentale è se il fondamento di questi diritti doveri naturali, fra cui l'inviolabilità della vita umana, fosse davvero la creazione, io credo che sarebbe un fondamento fragilissimo, perché riguarderebbe solo coloro che credono nella creazione. Ora, la maggioranza delle persone che vivono nelle società occidentali non crede affatto alla creazione, crede che tutto sia nato secondo un certo sviluppo cosmologico. Diciamo che non si pone la domanda, più delle volte, io credo che viviamo in un'epoca superficiale, ma non così superficiale. Io non credo che non ci si ponga questa domanda. Io credo che in qualche modo e spesso ce la si ponga. Comunque, noi ce la stiamo ponendo. Certamente l'idea della creazione non può essere il fondamento di una società pluralista dove molti non credono e dove molti pensano che l'universo in cui noi viviamo è nato dal famoso Big Bang, ha avuto uno sviluppo che non era definito a priori, la scienza per i suoi più recenti approdi ci dice che vi è stata un'evoluzione nell'universo che non era stabilita a priori, poteva prendere altre vie. Uno dei più grandi divulgatori scientifici, Stephen Jay Gould, ha ricostruito proprio 7 momenti cruciali dell'evoluzione dal Big Bang alla nascita dell'uomo in cui l'evoluzione poteva prendere direzioni totalmente diverse e, dice lui, se le avesse prese e non c'era nessuna probabilità a favore di quella che ha presa, ne poteva prendere altre, noi non saremmo qui a discuterne. Quindi, da questo punto di vista, gli scienziati oggi riconoscono quello che un grandissimo biologo del nostro tempo, Jacques Monod, diceva qualche decennio fa, e cioè siamo il frutto del caso e della necessità. E allora noi non possiamo mettere la creazione a fondamento di questi diritti, doveri inalienabili. Ecco perché io credo che non possiamo oggi dire sono diritti umani, dobbiamo avere il coraggio di riconoscere che sono diritti civili, il che non li rende meno irrinunciabili, ma ci fa capire che per affermarsi 2-3 secoli fa, quei valori hanno avuto bisogno di una forma di religione laica, cioè di dire sono connaturati alla natura dell'uomo. In realtà erano così poco connaturati alla natura dell'uomo che l'uomo ha vissuto per millenni calpestandoli e ci sono volute lotte durissime, sacrifici di generazione e di generazioni per farli provvisoriamente riconoscere e sono talmente incerti che noi ogni giorno leggiamo sui giornali, anche a casa nostra, di violazioni di quei diritti civili. Sono diritti civili, cioè sono una nostra scelta su cui fondare la convivenza. E sono
per un certo aspetto, naturalmente, anche il portato, per un aspetto decisivo, il portato della secolarizzazione di alcuni valori cristiani. Ma non danno luogo a conseguenze così ovvie e incontestabili. Perché, per esempio, parlare di, è stato fatto l'esempio dell'aborto, ce ne saranno anche altri ancora più drammatici forse, sotto questo profilo non solo certamente tante persone qui avrebbero difficoltà ad andare a cena con qualcuno che si vantasse, che raccontasse tranquillamente di aver fatto fuori varie persone, ammazzati bambini, non so, penso che nessuno di noi accetterebbe di andare a cena con un ex SS che ci raccontasse come lui buttava i bambini ebrei nei forni crematori. Però ritengo anche che invece normalmente noi andiamo a cena con persone che hanno abortito e possiamo essere d'accordo o non d'accordo, sappiamo che furono nei casi scelte dolorose, ma non pensiamo affatto di andare a cena con degli assassini. E allora, innanzitutto, è sicuro che è una convinzione razionale, profonda e diffusa, che l'assassinio e l'aborto non sono sullo stesso piano. E certo, per chi crede nella creazione, ma non solo nella creazione, in tutta una serie poi di interpretazioni della creazione, questo può essere vero, perché non solo ci sarebbe questa discrepanza fra chi crede e chi non crede su che cosa sia omicidio, anzi, a me ripugna l'idea di considerare omicidio un aborto, mai o mai lo considererei alla stessa stregua, e trovo anche, io personalmente trovo immorale chi sostiene una cosa del genere, ma nell'ambito dei cristiani vi sono opinioni diverse, perché noi siamo abituati a pensare cristiani uguale cattolici. I cristiani valdesi in Italia non ritengono che l'aborto sia un infanticidio, non ritengono neanche che sia inaccettabile l'eutanasia, tema che dovremmo toccare. E tant'è vero che un cardinale altrettanto importante è il cardinal Ratzinger, cioè il cardinal Tettamanzi, che è uno dei grandi studiosi cattolici di bioetica, critica i valdesi proprio su questo. E allora, non basta neanche essere cristiani e quindi credere non solo nella creazione, ma credere nella creazione di un Dio che poi si è incarnato in suo figlio Gesù Cristo, che è morto sulla croce, è risorto, eccetera. Neanche basta credere a tutto questo per arrivare sulla questione vita alla stessa conclusione. Vedete come è assurdo pretendere che un punto di vista di uno dei cristianesimi coincida con la norma naturale. È una pretesa che inevitabilmente porta a disconoscere il pluralismo. Temo, Paolo, che non riusciremo ad approfondire tutti i temi che hai sollevato perché l'ora si è fatta tarda, però credo che sia giusto dare... Sì, sono grato per questa osservazione e vorrei essere breve perché in realtà, appartenendo alla terza età, mi sento un po' stanco. Ma per rispondere brevemente, io ho cercato di mostrare perché per un cristiano per il quale l'idea della priorità della ragione prima della materia, quindi della presenza della ragione nella materia, e quindi la creazione sarebbe una cosa sulla quale si può oltre i limiti della fede parlare, ma naturalmente Flores de Arcadia ha ragione, questa convinzione della creazione non è condivisa da tutti. In questo senso non sarebbe un fondamento che potrebbe portare un'azione comune, e perché era già nell'antichità così, cioè i padri della Chiesa
hanno tradotto una parola della fede in una parola filosofica, natura, che non è una parola della fede, ma una parola della filosofia, e convenivano su questo punto con lo stoicismo, che non conosceva un creatore, neppure una creazione, ma vedeva una certa, parità divina nell'essere stesso e un messaggio valido per tutti, e perciò quindi era la parola natura un veicolo applicabile e accessibile oltre i limiti della fede, e questo è il motivo perché la parola natura è entrata nel vocabolo della teologia e del magistero come una indicazione dell'elemento filosofico di per sé anche separabile da una visione più profonda della fede. In questo senso mi sembra si dovrebbe anche in futuro discutere sulla utilità e sulla razionalità di questo concetto natura, il quale esprime la convinzione che le realtà portano in sé un messaggio morale e mettono limiti alle nostre disposizioni. E mi sembra che il movimento ecologico davanti alle distruzioni del mondo e davanti ai pericoli che ci minacciano ha capito questo, che la natura ci porta un messaggio e dobbiamo essere attenti a questo messaggio della natura, e penso che forse oggi proprio con le nostre esperienze di una natura abusata possiamo in un modo nuovo capire questo concetto comune, che è un concetto di ragione e di esperienza, essere più attenti a questo messaggio che ci dà un fondamento per il nostro agire e indica anche un limite per il nostro arbitrio. E perciò non posso essere d'accordo che questi diritti inviolabili indicati dai grandi documenti frutto dell'illuminismo, questi diritti sarebbero solo diritti civili, scelte nostre. Se sono scelte nostre, possono essere cambiate e non devono essere cambiate per non distruggere l'umanità e il senso del rispetto dell'altro. E l'argomento che secoli, forse migliaia di anni, non hanno vissuto questi valori, allora non potrebbero essere naturali, per me non conta, perché l'uomo è capace di vivere contro la natura e lo vediamo. Ma il fatto che non vuol accettare il messaggio della natura non implica che questo non sarebbe realmente un messaggio. E a me sembra che non dovrebbe essere così difficile capire che l'uomo è una creatura, un essere speciale, che porta in sé una dignità che dobbiamo rispettare sempre nell'altro, anche se ci appare senza grande valore, antipatico o qualcosa di diverso. E vorrei una parola dire ancora. Floresta Kaiser ha detto qui, considera l'aborto come omicidio, commette un fatto immorale, questo non accetto. Io posso capire le sue esitazioni su questo punto, ma che c'è di per sé una evidenza che questo è un essere umano molto debole, dipendente, e quindi ucciderlo è uccidere un uomo, mi sembra non può essere caratterizzato come immorale dire questo e così far appello alla coscienza, alla riflessione dell'altro. E perciò alla fine si dice che nessuno dei valori cristiani sarebbe un valore che dovrebbe essere tenuto come valore comune, chiamiamoli cristiani o no. Maturati sono questi diritti umani che sono, penso, il fondamento della civiltà proprio illuminista. Sono maturati nel cristianesimo, ma sono realmente valori umani e sono la grande eredità della nostra civilizzazione che dobbiamo difendere con tutto il nostro cuore e con tutta la nostra ragione.
Grazie. Ecco, queste due ore sono volate davvero e mi rendo conto che avremo voglia di continuare ancora a lungo. No, ma non alzatevi, perché se il cardinale Ratzinger me lo consente, io sentirei l'esigenza di porvi una domanda conclusiva a testa, ecco, non più di questo. La prima, dice Paolo Flores da Cresci che ha fatto un intervento di meno, ma vogliamo anche dirci che è talmente rara l'occasione di avere qui il cardinale Ratzinger che io ne approfitterei. La domanda per Paolo Flores in conclusione è proprio quella che sta probabilmente all'origine della sua scelta di dedicare un fascicolo da 100.000 copie della sua rivista a questa discussione e a questo confronto. Non c'è dietro, Paolo, la sensazione di vivere un momento di debolezza del pensiero illuminista e laico che in due secoli non è riuscito a estinguere, a relegare a una posizione residuale la fede religiosa, semmai ha contribuito alla sua evoluzione, ma oggi la ritrova di fronte a sé come pensiero forte. Com'è che senti il bisogno di confrontarti con questo pensiero forte e anche di contestarlo in ogni punto del suo percorso? Ma io l'ho detto all'inizio, non ho nessuna ambizione e credo non lo abbia nessun pensatore laico o ateo di rendere residuale la convinzione religiosa. Questo davvero faceva parte neanche del pensiero illuminista, perché gli illuministi erano quasi tutti dei credenti, non in una religione particolare, ma certamente in un Dio creatore, eccetera. Ma neanche, cioè, non, proprio troverei ridicolo e bizzarra l'idea di un impegno per sconvertire coloro che credono. Sarebbe veramente, ci sono cose molto più appassionanti nella vita che dedicarsi a questo. La necessità di discutere con chi crede, secondo me, nasce proprio dai tanti temi che, mi spiace, non potremo continuare a sviscerare, che possono portare a conflitti insanabili e a rischi di intolleranza quando la fede pretende appunto di essere non solo fede ma anche compimento della ragione. Io ho concluso il saggio su Micromega riconoscendo addirittura che oggi, rispetto a una questione fondamentale, il sostegno agli emarginati, agli ultimi, il dovere della solidarietà, i credenti danno ai non credenti molti punti e probabilmente non avere una fede rende molto più difficile la capacità di rinunciare all'egoismo, di sacrificarsi per gli altri. Non voglio dire che lo renda impossibile, qualche laico amico mi ha detto: ma perché disconosci che si possa fare? C'è tanti non credenti che hanno sacrificato la loro vita per dei valori, ed è verissimo. Noi viviamo una democrazia grazie anche a tanti non credenti che 50 anni fa hanno sacrificato la loro vita, anche in giovane età, pensando che fosse l'unica e che con quello finisse tutto, e l'hanno sacrificata per dare a noi un futuro democratico contro il fascismo. Quindi figuriamoci se un laico o un ateo non può sacrificare la propria vita. Però ho l'impressione che sia più facile, meno difficile, sacrificarla in momenti eccezionali che non fare dei sacrifici minori, ma quotidiani, per chi non crede che non per chi crede, almeno per alcuni che non credono. È un fatto che oggi la maggior parte del volontariato, che credo sia uno dei pochi fenomeni davvero positivi della nostra società, sia in larga maggioranza fatto di credenti, anche se ovviamente ci sono tanti non credenti, non solo in Italia ma anche nel mondo. Pensiamo a quello che fa l'istituzione Medici Senza Frontiere. Detto questo, però, rimango dell'idea che sia fondamentale arrivare a un chiarimento di fondo su una pretesa che mi sembra in tutte
le questioni di fondo toccate dal cardinal Ratzinger ha tornato a fare il capolino, fino a che davvero chi ha fede pensa che quella fede sia anche tutt'uno con la ragione, cioè che non si possa arrivare argomentando razionalmente a verità o a opinioni in conflitto, la tentazione, quando potrà, di imporsi, e di imporsi anche con la forza, ce l'avrà sempre, perché vedete, non ha senso dire che la natura ci dà un messaggio. La natura, ahimè, non ci dà nessun messaggio. Per fortuna, alcune minoranze, in epoca recentissima, soprattutto per quanto riguarda l'ecologia, nella scorsa generazione, hanno incominciato a porsi il problema del fatto che la natura, che pure non ci dice nulla, non è inesauribile. Ma questo non è qualche cosa che ha detto la natura. La natura non dice assolutamente nulla. È qualcosa su cui abbiamo riflettuto noi, per fortuna, ora, e alcuni di noi. E allora, questa idea di pensare che ci sono cose che eviteremo che vengano cambiate solo se pensiamo che sono il dettato della natura e non una nostra scelta consapevole, io credo che oltretutto sia deresponsabilizzante. Noi non dobbiamo, per difendere quel nucleo di valori irrinunciabili, pensare che siano scritti nella natura, perché questo ci porta a pensare che, visto che sono iscritti nella natura, prima o poi verranno riconosciuti. No, sono così poco iscritti nella natura che sono il portato di una faticosissima evoluzione storica e di sacrifici di generazioni di persone. Proprio per questo, perché noi li vogliamo irrinunciabili per la nostra convivenza e sappiamo che poggiano solo sulle nostre spalle, proprio per questo dobbiamo e possiamo difenderli in modo intransigente giorno per giorno, perché sappiamo di essere totalmente responsabili per questi valori. Pensare che siano già iscritti nel cosmo significa deresponsabilizzarci e significa aprire, io credo, lo spazio a dei ritorni che assolutamente vogliamo evitare. Detto questo, mi spiace molto che dobbiamo concludere qui, mi sarebbe piaciuto poter discutere col cardinal Ratzinger di tante altre questioni legatissime alle cose che stiamo discutendo, ma sono sicuro che altre occasioni ci saranno. Certamente Micromega continua a essere a disposizione anche del suo punto di vista, che pure non mi convince. Ecco, molto correttamente, per simmetria, il cardinale Ratzinger diceva, mi diceva prima, lasciamo l'ultima parola al professor Flores, ma se me lo consente, anche lui, posso permettermi, e lo faccio perché gliene ho chiesto prima in privato l'autorizzazione, io vorrei soltanto porgli un'ultima domanda che esula forse un pochino da questo confronto che abbiamo vissuto questa sera. Nello stesso testo che del discorso alla Sorbona, che ha ripubblicato anche su Micromega, riferendosi alla crisi profonda, queste sono le parole che usa, del cristianesimo europeo, e auspicando, riferendo appunto questa crisi alla necessità di ripristinarvi l'elemento della verità della religione vera come elemento cardine, egli fa dei riferimenti al Concilio Vaticano II, definito come un evento che ha provocato un enorme turbamento nella Chiesa Cattolica, sono parole sue, un intervento chirurgico che non equivale necessariamente alla guarigione. Io qui mi permetto appunto di porre una domanda che ha un carattere anche personale, perché è noto che il giovane vescovo Ratzinger, non ancora vescovo, il giovane teologo Ratzinger, partecipò con entusiasmo ai lavori di quel concilio, essendone anche un elemento, diciamo, fortemente favorevole all'innovazione. Ecco, il cardinale Ratzinger, 40 anni dopo, vede in quell'evento uno degli elementi della crisi del cristianesimo europeo? C'è stato un cambiamento in lei? Un cambiamento no. Io penso sempre che questo impegno era necessario, che era il momento di aprire nuove piste del linguaggio, del pensiero teologico,
è di cercare un nuovo incontro col mondo e una nuova profondità della fede, soprattutto anche nel dialogo con i nostri fratelli, le chiese non cattoliche. In questo senso mi sembra era un avvenimento provvidenziale necessario, ma con questo paragone di un intervento chirurgico volevo anche mostrare che un evento benefico non necessariamente implica subito gli effetti positivi sperati. E ho un grande predecessore, il grande teologo Gregorio di Nazianzeno, proprio nominato il teologo, invitato dall'imperatore al concilio di Costantinopoli, dopo le precedenti esperienze avute con altri concili, ha detto: mai andrò più a un concilio, perché crea soltanto confusione. Questa era la sua disperazione. Io non direi questo, ma se lui ha detto un concilio è come messaggio, come azione, diciamo come intervento profondo nella vita delle chiese necessario, ma nello stesso tempo provoca anche nuove complicazioni, e siamo in una fase nella quale dobbiamo far fronte a queste complicazioni. Anche perché in quei concili finivano per decidere gli imperatori, per fortuna oggi invece decidono i vescovi. Grazie davvero a tutti di questa bellissima serata.